Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo delle degustazioni. Come vi avevo anticipato nel video di apertura della nuova stagione di The Wine Channel, le novità riguardano anche le degustazioni. Alcune di queste ve le avevo già anticipate in un video fatto prima della pausa estiva, ma ho deciso di fare appunto un riepilogo proprio per darvi alcuni punti di riferimento che ci accompagneranno da qui ai prossimi mesi. Allora, anche le degustazioni subiscono una modifica a livello grafico, quindi visivo. Infatti qui potete vedere i nuovi simboli che ci accompagneranno e che riguarderanno l'identificazione della tipologia di vino di cui parlerò, quindi vino rosso, bianco, fortificato, liquoroso, spumante o champagne, e l'ultima nuova aggiunta che è il vino rosato. Quindi ho deciso di inserire anche questa categoria. Nella scorsa, diciamo, ciclo di degustazioni ne avevo fatto uno, se non mi ricordo male, può darsi che appunto venga la necessità di farne di più e quindi ho deciso di dedicargli una sezione. Oltre al discorso appunto delle icone, sarà un altro tipo di modifica, o meglio di aggiunta grafica alle varie degustazioni, e cioè la cartina dell'Italia. Questo mi permetterà di farvi vedere la regione di provenienza del vino, ovviamente se parliamo di un vino italiano. Se invece parleremo di un vino estero, andrò a farvi vedere appunto la cartina della nazione relativa col vino. Come potete vedere, la cartina è colorata in diverse maniere, con colori che vanno dal giallo al rosso scuro. Ecco, cosa vanno a rappresentare? Vanno a rappresentare la tipologia di produzione prevalente all'interno di quella regione relativa al vino bianco e al vino rosso. Quindi le regioni colorate più di rosso hanno una maggiore produzione di vino rosso, quelle colorate più di giallo di vino bianco, quelli, diciamo, nei colori all'interno dell'arancio hanno un sostanziale bilanciamento fra le due tipologie. I dati relativi a questa cartina sono del 2016, lo dico appunto per magari i vari esperti che potrebbero avere dei dati più aggiornati, più freschi, ma diciamo che da un anno all'altro dei grossi stravolgimenti nella dinamica solitamente non ce ne sono, anche perché molto spesso la produzione di un determinato tipo di vino è legato anche al territorio, quindi alla zona di produzione. Fatta questa, diciamo, parte relativa alla grafica, veniamo invece ai contenuti che cambieranno un po'. Questo sarà anche il set delle degustazioni, quindi farò delle degustazioni in piedi, così potrete vedermi per intero la mia meravigliosa figura, ma soprattutto ci saranno dei cambi per quanto riguarda la spiegazione, le varie categorie di cui andrò a parlare, dando il mio giudizio, e quindi anche della modalità con le quali assegnerò i voti. Allora, la prima modifica sostanziale di cui avevo anticipato è il fatto che i voti saranno in scala da 1 a 10 e non più da 1 a 5. Questo perché? Perché mi permette di dare una maggiore discrezionalità e potervi dare dei metri di giudizio più facili da intuire. Inoltre, la degustazione non sarà più, diciamo, spezzettata come veniva in precedenza, ma sarà un unico discorso e i voti verranno dati alla fine con una schermata. Quindi vi invito poi ad andare a vedere alla fine del video, quindi rimanete fino alla fine, perché se volete sapere i voti che ho assegnato dovrete aspettare. questo è, e quindi assegnerò appunto i voti da 1 a 10 sulla base di sempre quattro categorie, che però ho leggermente modificato rispetto a prima. Quindi la prima categoria sarà il rapporto qualità-prezzo. Se vi ricordate, prima io parlavo solo di prezzo, il prezzo comunque ve lo dirò, dirò la fascia di prezzo nella scheda del vino, di presentazione del vino, ma ho deciso di parlare di rapporto qualità-prezzo perché è più chiaro, più facile da esprimere, nel senso che
di fatto vi vado a dire se vale la pena spendere per quel vino quella determinata cifra. Ovviamente uno, quando avremo un voto 1, parleremo di un vino che ha un prezzo probabilmente troppo alto per la qualità che esprime o che comunque probabilmente ha delle alternative a costi magari inferiori o qualitativamente migliori, sempre alla stessa fascia di prezzo. Quando andremo verso il 10 invece il rapporto qualità-prezzo sarà molto elevato e quindi stiamo pagando effettivamente un vino per molto di più, per molto meno di quello che può esprimere, nel senso stiamo facendo di fatto un affare rispetto alla qualità. Altra categoria rimane è la versatilità, quella invece non cambia, parliamo sempre di versatilità a livello di abbinamenti culinari, quindi in cucina. Un voto 1 sarà un voto di un vino che difficilmente si riesce ad abbinare con tante tipologie di piatti, invece il voto 10 sarà un vino a tutto pasto, con possibilità di abbinamento anche magari con cose che difficilmente si trovano abbinabili con altri prodotti. Abbiamo poi il voto della facilità di beva. Ecco, qui il nome è rimasto, ma cambia leggermente la logica. Di fatto andremo a parlare di facilità di beva intesa come piacevolezza, come emozione. Quindi di fatto se il bicchiere ci invita a berne un altro, diciamo un voto verso l'1 sarà un vino probabilmente poco emozionante o comunque che non ci invita a berlo di nuovo. Un voto 10 invece sarà un vino con delle caratteristiche molto particolari oppure molto, diciamo, beverine, che quindi ci invitano a degustarne un secondo calice. Poi ci fermiamo dopo il secondo calice, perché sennò dopo la polizia o i carabinieri ci fermano se ci fanno l'alcol test. Detto questo, arriviamo all'ultimo voto, che invece è il classico giudizio complessivo, che sarà quindi un voto da 1 a 10 di valutazione complesso di quel determinato. Direi che qui c'è poco da spiegare. Ricordo che tutte le opinioni e i pareri sono miei, quindi proprio mie espressioni, pertanto se qualcun altro ha bevuto quel vino e vuole dare un'opinione diversa, ha qualche appunto da fare, assolutamente sotto nei commenti siete liberissimi di scrivere. E il bello di questo modo è proprio che ci si può confrontare e quindi non è detto che tutti percepiamo lo stesso vino alla stessa maniera. Un'altra piccola, diciamo così, curiosità che vi voglio, diciamo, svelare è la presenza di quella scatola di legno che avevo già accennato nel video di domenica. E di fatto quella sarà il contenitore nel quale verrà posizionata la bottiglia prima della degustazione. Quindi andremo a scoprire insieme che cosa contiene la scatola e quello sarà il vino che andremo a degustare, una sorta di come se scartassimo un regalo di Natale oppure come se ce lo avesse portato un amico o un conoscente, un parente a una cena e quindi andiamo a scoprire che cosa ci ha portato. Bene, direi che per sommi capi le novità ve le ho illustrate. Ovviamente qualsiasi proposta anche di vini da poter assaggiare, fatemela sotto nei commenti in modo che io la possa intercettare e proporveli magari nelle varie degustazioni. Il vostro parere è sempre importante, anche perché serve a me per capire la chiarezza mia espositiva, ma anche se ci sono delle possibilità di vini che vorreste conoscere di più e che io vi posso portare ed esporre. Detto tutto questo, vi lascio come sempre con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao, alla prossima con Francesco su The Wine Channel.